parte delle streghe di Halloween è assolutamente folle ed imprevedibile, con tantissime partite giocate fino all'ultimo respiro e con rimonte incredibili. Nell'anticipo del sabato sera è andato in scena a Novara il derby del Ticino, tra la Igor Gorgonzola e la Unity Work Booster Stizio, con set combattutissimi chiusi ai vantaggi fino ai rocamboleschi punteggi di 28-26 e 31-29. A portarsi a casa l'intera posta sono le ragazze di Barbolini, che vincono 3-1 sulle farfalle biancorosse, che escono dal campo con molti rimpianti sotto i colpi dell'assoluta protagonista della serata, Ace Machine Mike Hancock, con ben 8 palloni messi a terra dai 9-1. Le piemontesi seguono a due lunghezze la capolista di Mocovolle di Conigliano, che continua a vincere trovando la quinta vittoria consecutiva, ma lascia un punto a Caserta, dove se lo aggiudica la Golden Tulipo Volalto 2.0 davanti al proprio caloroso pubblico e che sblocca così la classifica al quarto tentativo. A Paiata Novara ad inseguire le Pantere ci sono le ragazze del Bisonte Firenze, che trovano una netta vittoria per 3-0 a Chieri contro la Reale Mutua, con le Collinari che non riescono a replicare l'ottima prova di domenica scorsa. Dietro al trio di testa salgono 8 lunghezze le leonesse della Banca Valsabbina Millennium Brescia, che ritrovando le mura amiche del Pala Giorgi in Montichiari riescono ad imporsi in 3 set sulla Bosca San Bernardo, che finora aveva brillato e stupito contro Scandicci Monza, ma Caracute e compagne non lasciano scampo alle ragazze di Pistola. Altra trasferta ed altra maratona per la Savino del Bene Scandicci, che al Pala Allende di Cinisello Balsamo trovano altri 2 punti dopo una splendida battaglia contro la Soul della Monza, che si porta prima sul 2-0, salvo poi uscire coi rimpianti e subendo gli attacchi dell'MVP della partita, Stiva. Anche il Pala Radio di Cremona sembra il teatro ideale per sfide epiche. Dopo la seconda partita più lunga della storia, alla prima giornata con Scandicci, arriva anche il match più lungo di sempre del campionato italiano femminile. 2 ore e 32 minuti di assoluto spettacolo tra le più comiche al maggiore, che sopra per 2-0 si vede recuperare 2 set, complice anche l'infortunio alla caviglia per Caterina Bosetti, dalla Zanetti Bergamo di Marcella Bonanza, che Maidoma riesce comunque a portare a casa un punto prezioso. Anche il Pala Barton di Perugia non è da meno in questa notte folle di Halloween e la sfida tra la Bartoccini Forti Infissi, sopra per 2-7-0, si conclude con una rimonta incredibile per la Lardini Fidofnano, che spugna così al tiebreak il campo delle Perugine, con entrambe le compagini che si scrollano di dosso lo 0 nella classifica punti. Neanche il tempo di respirare che ci si ributta tutto d'un fiato in un'altra giornata, con il quinto turno che sarà spalmato in ben 6 giorni. Sabato sera su Rai Sport andrà in scena il derby piemontese tra la Bosca San Bernardo Cuneo, che vuol dimenticare subito la serata storta al Pala Giorgi, e la Reale Mutua Fenena Chieri, che cerca ancora punti lontano da casa dopo 2 vittorie interne. Domenica si comincerà alle ore 16, con la sfida del Mandela Forum tra le sorprese di questo inizio campionato, con le ragazze del Bisonte Firenze, vittoriosa Chieri giovedì scorso, ospitare la Banca Valsabbina Millennium Brescia, vittoriosa anch'essa nella notte delle stelle. Alle 17 sfida imperdibile a Scandicci, che vedrà di fronte 2 protagoniste della passata stagione, ovvero la Savino del Bene, vittoriosa nell'ennesimo tiebreak esterno, e la Igor Gorgonzola Novara, che mercoledì si è portata a casa 3 punti nel derby del Ticino. Al Pala Tricoli di Iesi si sfideranno la Lardini Fidofrano, che a Perugia ha trovato la prima vittoria, e le più pomiche al maggiore, entrambe vincenti al quinto set giovedì scorso, mentre sarà ancora impegnata in casa la Golden Tulipo Volalto 2.0 Caserta, dopo il primo punto conquistato contro le campionesse d'Italia, ospitando la Saugella Monza, che ha raccolto un punto nell'ultima sfida a Cinisello. Lunedì sera invece scenderanno in campo le ragazze di Santarelli, che al Pala Verde cercheranno la 6ª vittoria consecutiva contro la Zanetti Bergamo, superata al quinto set a Cremona nell'infrasettimanale, mentre si attenderà giovedì sera per concludere il turno con il Pala Barton che farà da cornice alla sfida tra la Bartoccini Forti Infissi Perugia e la Unity Work Booster Sizio, entrambe uscite dal campo con amaro in bocca nell'ultimo turno e desiderose di cambiare subito marcia. Il match tra la Bosca San Bernardo Cuneo e la Reale Mutua Fenena Chieri sarà trasmesso su Rai Sport più HD, canale 57-58 del digitale terrestre, sabato sera a partire dalle ore 23, mentre tutte le altre partite saranno trasmesse da domenica pomeriggio in diretta streaming in alta definizione su www.pmgsport.it, sulla Repubblica.it e su LWF TV, la web TV ufficiale di Lega Pallavolo Serie A Femminile. Registrati sul sito www.lwftv.com e goditi tutte le partite da domenica, in chiaro, in tutta Italia.